Ok, questo è stato molto importante. Megan e i suoi collaboratori sono ancora vivi. E Zhao Yunru, direttore esecutivo della Taeyong Medical, può dirmi dove si trovano, a patto che io riesca a fare irruzione nel suo attico privato, per farmelo dire. Direi che la nostra destinazione ora è davvero chiarissima. Questi laser ormai sono un po' come vecchi amici, anche se immagino che un qualche allarme riusciremo a farlo scattare, conoscendomi. Però pare semplice, pare semplice, che poi lo sia o meno. Davvero? Dov'è la fregatura? Tutto ciò mi puzza. Archivio a 2, archivio a 3. Non percepisco guardie e noi dobbiamo passare di qua. Deserto. Gli archivi sono piuttosto blindati e non intendo utilizzare preziose risorse per entrare. Anche questo sarà al terzo. Questo è aperto? Perché mai utilizzare tanta sicurezza su un archivio e talmente poco sull'altra? Ho percepito un effetto Matrix incredibile. Una risposta potrebbe ovviamente essere che un archivio ha cose molto più interessanti dell'altro. Computer comunque sicurezza 3. E no, per ora l'hacking a 3 non è cosa che faccia per noi. Almeno per ora, poi chissà un giorno, ma mi sarei aspettato più personale, pur in orari improbi. Cosa che non mi pare noi si fosse, era giorno. Tutto il terzo livello. E a quanto pare i computer spenti non abbiamo intenzione di accenderli, capisco. Oh mio. Ero andato un po' troppo disinvolto, però. Tra l'altro io ancora non ho utilizzato mai quel mitraglione pesantissimo, ma lo abbiamo tecnicamente parlando. Terzo livello. E ci abbiamo anche qualcuno qui dentro, credo. Queste grosse vetrate, un pizzico mi... Ah no, non è all'interno dell'ufficio. No. È di là. Ok. Allora forse ce la possiamo giocare diversamente. Telecamera che non abbiamo mai avuto modo di disattivare. Ed è buffo perché è praticamente l'unica cosa che potremmo disattivare. Ok. Come vi muovete fra di voi? Questa è una grande domanda. Noi in questo angolino dovremmo stare abbastanza riparati da quasi tutti i punti di vista. Lui dovendo scegliere sarebbe il primo target. Abbiamo abbastanza energia per effettuare una serie di atterramenti. Ok. Ora i due non si dovrebbero vedere. Mi ha sentito. Mamma mia, la telecamera vede. Non è scattato un enorme
è scattato un enorme allarme. C'è un enorme robot. Aggiornamento password. Sì. It's not the time. Dov'è quell'enorme androide? Granata EMP potrebbe essere estremamente comoda. Adesso. Non sono arrivate altre guardie. Pannello d'allarme. Ma l'allarme non è ancora in corso. Tecnicamente non credo. Ok, non è il momento di leggere cosa accadrà nei prossimi 3 decenni, quando il problema è proprio nell'immediato. Abbiamo visto una di quelle torrette androidi. Direi comunque di equipaggiare la granata EMP. C'è l'allarme. Come se c'è. Questo è sbloccato. Campagne marketing. Interessante ma non troppo. Che qui si è azzittito finalmente. Ed eccolo lì che non è più allarmato il simpaticone. L'ho visto per un secondo nella minimappa. Vuol dire che se ne torna nel suo piccolo loculo. Stupendo. Quindi sparare alla telecamera, questa è la prima volta che lo facciamo. Si può fare, anche se ovviamente lì per lì fa scattare l'allarme. Interessante. Ho avuto un lampo di genio ieri sera. Ciao, vuole che aumentiamo la produttività nelle fabbriche, giusto? E la maggior parte degli operai che lavorano lì darebbero qualsiasi cosa per poter passare ai piani alti. Quindi, che ne dici se promettiamo di realizzare il loro sogno? Potremmo spedire una comunicazione interna come questa. Opportunità irrepetibile. Avete sempre sognato di iniziare una nuova vita a Anxia Superiore, dove si respira aria pura e le occasioni sono infinite. La Tai Young Medical vi offre la possibilità di realizzare questo sogno. Ogni mese ciascun dipartimento sceglierà l'impiegato che meglio incarna gli standard di eccellenza sul lavoro definiti dalla Tai Young Medical. I prescelti parteciperanno a un'estrazione per stabilire chi sarà il fortunato o i fortunati a essere trasferiti a livelli superiori. E dopo tutto potremmo avere sempre bisogno di qualche soggetto in più per i test. Oh mio Dio. Per i test. Fantascienza pura. Livello 3, no grazie. Qui siamo pieni. Ok, l'abbiamo rischiata grossa. Nuovo biochip. Ho appena ricevuto un nuovo protochip per l'interfaccia neurale che Lattico ha spedito giù. Dove diavolo l'ha preso questo dispositivo? Da quello che vedo è lontano anni luce da qualsiasi cosa la nostra squadra di ricerca abbia mai realizzato. Mi confermi che lei lo vuole mandare direttamente alla produzione senza prima farlo esaminare dal gruppo di ricerca? Kanji e i suoi ragazzi potrebbero imparare molto da questa tecnologia. Assolutamente no, questo è Tang-he. Assolutamente no, lei stessa mi ha detto che l'unica persona autorizzata a vederla sei tu. Lui e gli operai dello stabilimento inferiore da te selezionati per produrlo. Farei meglio a mettere in piedi una buona squadra. Si tratta di un grosso ordine per la LIMB e non possiamo permetterci errori. Qui lo spionaggio industriale è proprio il minimo, eh. Da parte della corporazione biotecnologica Tai Young Medical. Fonti vicine alla multinazionale mi hanno informato che il gruppo ha... Questo è un ascensore? No. I titoli della N-Pro hanno subito una battuta d'arresto in giornata quando le voci riguardo a una possibile accusa di malversazione per l'amministratore delegato McTavish hanno cominciato a circolare. McTavish ha negato le... Qui è aperto. Cosa è successo qui? È raro. Vediamo dove ci porta. È raro trovare porte aperte così spalancate. Soprattutto quando si lascia solo la sicurezza. Cosa c'è lì? Computer, sicuri di quella cos'è? O un archivio. Beh, ci stiamo per entrare, quindi lo scopriremo subito. Quello è un bot tutt'altro che a riposo, livello 3. Non è per noi.
Ok. Quello mi spaventa, eh. Potremmo sempre disattivarlo con un EMP, ma forse conviene semplicemente evitarlo. Direi di muoverci in tal senso, sperando che lui faccia un giro. No! No! Non faceva affatto un giro orario. Che abbiamo anche delle guardie. Ok, ho fatto un giro del piffero. Continuano ad emergere dettagli su una coraggiosa mossa da parte della corporazione Dimmi che biotecnologica non ci vede dietro questa porta, dimmi che non ha dei sensori particolari. Mi hanno informato che il gruppo ha acquisito la corporazione rivale scozzese Enprotech. I titoli della No! Enprotech hanno subito una battuta d'arresto in giornata quando le voci riguardo a una possibile accusa di malversazione per l'amministratore delegato McTavish hanno cominciato a Ok. parlare. Non sono stato in grado di spiegare. Qualcosa mi dice che qualcuno potrebbe essersene accorto. È vero che io posso perquisire i cassetti. Cosa che non faccio mai. Perché ci sono dei dardi per arma stordente qua dietro? Ok, ha visto il problema. Ma è stato un guasto tecnico. È palesemente un guasto, ora girati. Non venire qui e girati. Non venire qui e girati. Te lo sto ordinando in silenzio e telepaticamente. Bravissimo. Mangio uno snack nel frattempo. L'ansia e la tensione. Che so che se apro la porta lui subito se ne accorgerà. E non è qualcosa che mi faccia eccessivamente piacere. Se ne vuole cortesemente andare. Sì, no, capisco che uno voglia indagare maggiormente, non è proprio che sia una cosa che tutte le sere accade. Di trovare uno di quei bot distrutto, voglio immaginare, ma sa com'è. Anch'io avrei una serata impegnata. Fregato. La risposta è sì, c'era qualcuno. Torniamo in Cina ora, mentre continuano ad emergere dettagli sulla Si potevano coraggiosa rompere mossa da parte della anche corporazione sicurezza biotecnologica Tiger Medical. 4. Non è che abbiamo Un delle collega password noi. commerciale ha Assolutamente no, informato perché che la qualche password corporazione l'abbiamo. rivale scozzese Ok. Diciamo che non credo ci siano altre sicurezze in piedi al momento. Ma non è affatto vero. Qualcuno di ancora allarmato. Ah, tu non ti sposterai mai, vero? Sei anche molto fortunato ad avere questa bacchechina davanti. Ancora per poco. Se ne accorge la telecamera? No. Prima o poi tenterò di lanciargli cose alle persone, ma non so l'entità di danno che si può fare. Ok, dovremmo avere del tempo. Potrei addirittura pensare di fare uno sprint qui una volta che la telecamera gira la tua ottica. Ok. Quasi indolore per noi.
Non era qui che dovevamo andare, però. Ovviamente. Beh. Nessuno ha dato l'allarme, stupendo. E... merendine. Merendine sono la risposta. Lattico privato, ragazzone. Della Thai. Ci deve alcune risposte. Era orario d'ufficio, palesemente. Perché non c'era nessuno se non la sicurezza? Che impicci stanno accadendo? È domenica? Ho perso la cognizione del tempo possibile. Possibilissimo, ovviamente. Stiamo andando molto in alto. Diavolo. Non è l'ascensore più veloce, eh? C'è da dire anche questo. Mi sarei aspettato una reattività un pelo maggiore. Dalla Tai Yong. Sono più le volte che dimentico il suo nome che il non, ma... oh. Interessanti scelte di design. Bene, i quadri siano un pizzico ripetitivi. Oh, è un museo. Tutti gli effetti. Ok, perché temo che qui ci sia qualcuno che potrebbe volerci fare del male? E con qualcuno intendo qualcuno di particolarmente prestante e potente. Allora, come siamo messi qua? Abbiamo 9 colpi, pochi. Qui non stiamo male a munizioni. Questa abbiamo 20 colpi. Non le sto utilizzando mai. Dovrei, per risparmiare sull'energia. Ogni tanto. Anche se qui un bel colpo in testa risolve comunque molti dei nostri problemi. Questo mi pare tanto un passaggio che potremmo sfruttare. Non so ancora per fare cosa, ma... così parrebbe. Ok, qui è bloccato. Perché dovremmo voler andare di qua? Interesting. Ok. Un revolver là sotto. Mi sento un pizzico esposto. Qui è Eliza Cassan, in diretta da Picus. Solo un pizzico esposto. Abbiamo il codice per caso? Assolutamente no, non voglio sprecarci nulla. Livello 3 è comunque troppo per noi. Addizione. Fonti vicine alla multinazionale mi hanno informato che il gruppo ha acquisito la corporazione rivale. Sadomaso, eh? No, sì, immagino non fosse quella l'intenzione, ma il vibe che mi trasmette è comunque quello. Analisi politica globale. Interessante, ma non troppo. Mi stia un attimo in silenzio. Sento sempre solo la sua voce. Giustamente le munizioni per il revolver. Ciao, Yun-Ru. Sarà da solo? Quella donna che abbiamo visto? Quante domande. Davvero un bel posticino. Ti prego, non volevo. Non sono stata io. Dov'è Megan Reed? Reed? Non lo so. Non mentire, Zhao. So che hai rapito lei e la sua squadra. So che vuoi distruggere le industrie Sarif. Sarif? E so che collabori con quel figlio di puttana che mi ha lasciato a morire. Allora dov'è Megan?
No, ti sbagli. Credi che ci sia io dietro tutto questo, ma non è così. Io sono come te, solo una pedina. Sei a capo di una mega corporazione da miliardi di crediti. Credi che basti a proteggere? Mi sta toccando il petto. Ma non è così. Questi uomini sono più potenti delle Sarif, più della Tai Yong. Io non sono nulla davanti alle loro ambizioni. Di che stai parlando? Sarif sa tutto. Chiedi a lui. Pensava di poter proteggere la sua gente con i GPS sottocutanei, ma questi uomini, loro controllano interessi globali. Una chiamata alla Bicus e gli impianti sono diventati illeggibili. Pensavo che ti avessero mandato a uccidermi. Sì, ma non devi baciarmi. Tu devi aiutarmi. Ti prego. Sta usando... Sei riuscito ad arrivare fin qui. Suo fascino femminile? Di sicuro potrei proteggermi. Banale? Io lo so. Non mi fido affatto di girarmi su di lei. Ma perché siamo così stupidi? Di sicuro potrai proteggermi. Gli uomini sottovalutano sempre. No, non l'avrei fatto, ma a quanto pare. Adam, che cosa diavolo hai fatto? L'intero palazzo è in stato d'allarme. Una stanza sicura, una maledetta stanza sicura. Già, beh, ce l'ho anch'io. Lasciala perdere per ora e raggiungi l'hangar in fretta. Allora, tecnicamente noi sappiamo dove potremmo tentare di scappare. Oh, cazzarola. Appunto. Forse era meglio dove scappare direttamente. Adam, che cosa diavolo hai fatto? L'intero palazzo è in stato d'allarme. Una stanza sicura, una maledetta stanza sicura. Già, beh, ce l'ho anch'io. Lasciala perdere per ora e raggiungi l'hangar in fretta. Trovo all'interno dell'area dell'attico e voglio che lo troviate immediatamente. Non deve andarsene sulle sue gambe, chiaro? Passate l'area al setaccio e trovate quello struzzo. Ok. Sì, signore. È un peccato che noi non si abbia maggiori esplosivi, ma nel caso utilizzeremo questo simpaticone. Credo non ce ne sarà bisogno. Voglio sperare che da qui noi si abbia una chance. E spero qui, cioè non ci vedono, palesemente dovrebbero vederci. Palesemente dovrebbero, ma pensano che noi si sia là in alto. Credo. Potremmo anche direttamente scappare tentando di ignorarli. È un pizzico troppo distante per ignorarli del tutto. Potremmo sfruttare questo punto nascosto per ucciderne un po'. Mi pare una soluzione fallimentare. E il fatto che per loro servono due colpi è terribile. Salve. Che ansia. Qui non se ne esce senza un combattimento. Cioè, ovviamente se avessimo avuto l'invisibili. Abbiamo un Praxis disponibile. Comunque ne servirebbero due. Quindi anche volendo essere un po' vigliacchi, e allora no. Andiamo sulla stabilità della mira. No, perché lo script proprio adesso mi deve failare? Ah, diavolo. Ovviamente siamo morti malissimo nella mia premonizione. E poi ho pensato, ma noi abbiamo una granata a gas. Ed erano tutti lì. Il colpo della vita. Come? Cosa? Dove? Ok.
E tecnicamente neanche sono morti? Mamma mia. Mamma mia. Salve. È stato proprio un colpo di genio. Prima che vi poteste separare, ovviamente. Protocollo di intervento rapido? Come protocollo non era una di male, in effetti. Quanto vorrei poter vendere qualcosa, ma... guarda, un'altra granata a gas. Il mercante che conoscevo è... comparso. Quindi chissà. Non dobbiamo prendere l'ascensore. Non questo ascensore, ok. Beh, comunque l'idea che quella stanza enorme avrebbe dato... Jensen, sto venendo a prenderti. Sei nelle vicinanze del loro hangar? Sì, ci sto andando. Avrebbe dato bene, dei problemi. Devi aprire le porte dell'hangar, però, o il recupero finirà male. Ok, agente perfetto, ci piace molto, ma... non mi sono sentito esattamente perfetto. Porte dell'hangar, ok. Cioè, quella stanza era piuttosto palese, avrebbe dato dei problemi. Me lo sentivo intensamente, qui aperto. Porte dell'hangar bloccate. Sequenza di sicurezza è errata. Disattivare i robot di sicurezza prima di aprire le porte. Chiaro. Da là forse si può saltare. Sequenza di sicurezza è errata. Qui abbiamo degli oggetti. Credo siano delle armi. Da là si può salire. Da là si può salire. Sequenza di sicurezza è errata. Disattivare i robot di sicurezza prima di aprire le porte. Non guardatemi mai. Porte dell'hangar bloccate. Sequenza di sicurezza è errata. Passare da là ci servirebbe poco. C'è un passaggio qui sotto. Forse di là. Si può passare sotto, ma... Porte dell'hangar. Oh mio Dio. Qui un EMP da solo non farà mai niente, vero? Sono troppo grandi. Forse li sto sopravvalutando, per carità. Io sono tutto tranne che silenzioso, poi c'è anche questo da dire. Come diavolo... da granchi stanno camminando, maledetti. Per non perdermi di vista. È alzato. Sequenza di sicurezza è errata. Disattivare i robot di sicurezza prima di aprire le porte. Come? Non ho idea. Porte dell'hangar bloccate. Sequenza di sicurezza è errata. Facciamo i vaghi. Disattivare i robot di sicurezza. Questo prima cos'è? Di aprire le porte. Munizioni per fucile pesante, sì, grazie. Questo ci piace un sacco. Allora. Porte dell'hangar bloccate. E le camere oltretutto, ovviamente. Disattivare i robot di sicurezza. Io credo che da là forse noi si trovi un passaggio per salire. Porte dell'hangar bloccate. Sequenza di sicurezza è errata. Disattivare i robot di sicurezza prima di aprire le porte. Ma con la telecamera proprio là dietro. A parte che ogni tanto si alza e poi si abbassa. Sequenza di sicurezza è errata. Che giro sta facendo? Di sicurezza prima di aprire le porte. Porte dell'hangar bloccate. Sequenza di sicurezza è errata. Disattivare i robot di sicurezza prima di aprire le porte. La telecamera mi ha scioccato subito. Porte dell'hangar bloccate. Sequenza di sicurezza è errata. Disattivare i robot di sicurezza prima di aprire. Là. Non so se sia un vero e proprio passaggio, ma. Porte dell'hangar bloccate. Sequenza di sicurezza è errata. Disattivare i robot di sicurezza prima di aprire le porte. No.
porte dell'hangar bloccate. La situazione è un pizzico comica. Disattivare i robot di sicurezza prima di aprire le porte. Salve. Posso mettermi la armaturina? No, eh? Mi dia accesso. Ok, aspetta. Sicurezza 2. Sì, sì, sicurezza 2 ce l'abbiamo, qualsiasi cosa sia. Oh mio Dio, l'ansia. Allora. Ok. No, qui un vicolo cieco. Qua, poi qua su. Poi qua. ...24 secondi ci possiamo lavorare. Porte dell'hangar bloccate. Sequenza di sicurezza è errata. Disattivare il robot di sicurezza prima di aprire le porte. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Porte dell'hangar bloccate. Accesso di sicurezza è errata. Allora, telecamere via. Non possiamo gestire i robot, purtroppo. Questo vuol dire che con l'hacking scarso sono costretto a distruggerli. Non c'è un comandino più semplice per un semplicione come me? E intanto ci posso arrivare da qua. Devo essere, devo proprio ingaggiarli fisicamente? Le porte finché ci sono i robot non ce le fanno proprio fare, eh? Questo era già sbloccato. Itinerario Madame Zhao. Sì, stupendo, ma ok. E non ho neanche un lanciamissili. La proveremo vecchio stile. Allora, disattivare i robot di sicurezza prima di aprire le porte. Ok, una MP basta, ne abbiamo giuste giuste. Stupendo, non credevo mai un EMP bastasse. Ne devo tenere di più. Bombe a gas e bombe EMP. Porte dell'hangar bloccate. Is the way. I bombe a gas hanno anche il plus valore volendo di non ucciderli, se quello deve essere un plus valore, ma... Esplodici male, ti prego. Misure di sicurezza. Ok. Porte dell'hangar sbloccate. Estrazione attivata. E le telecamere sono disattivate. Ora. Misure di sicurezza disattivate. Porte dell'hangar sbloccate. Cosa avevo visto io dall'alto? Prima di andare oltre, anche se misure di sicurezza, la fuga non è una cosa sciocca, ma... Granata a frammentazione che non è granata a gas. Razzi, che non abbiamo lanciamissili però, ma... Fucile pesante lo abbiamo e come. Misure di sicurezza disattivate. Credo nient'altro di fondamentale. Credo nient'altro di fondamentale. Misure di sicurezza disattivate. Ok, siamo pieni anche di munizioni pesanti, stupendo. Porte dell'hangar sono sbloccate, ma... Dobbiamo risalire di un livello. Ok, lo posso fare. Lo posso fare non da qui. Palesemente non da qui. Ora ci servono nuovi MP. Di sicurezza disattivate. Porte dell'hangar sbloccate. Attenzione, apertura delle porte dell'hangar. Comprare l'aria da... Dimmi che sei solo tu, Malik, non fatemi sorprese strane. Ok. Ci siamo allora. Jensen,
È il momento di tornare di corsa a Detroit. Sali! Scommetti, scommettici proprio. Non andiamo a Detroit. Cosa? Andiamo a Montreal. Ti spiegherò strada facendo. Sarà meglio. Sicuro di volerlo fare? Non è un supermercato, quello in cui vuoi infiltrarti. Zhao ha parlato di una Eliza e di una telefonata alla Bigus. È ovvio che Eliza Kassan è coinvolta in questa storia. Non stai tirando a indovinare? Una giornalista così famosa che collabora con una squadra di mercenari. Di questo ne parliamo dopo. Lasciami sulla torre. Entrerò dal tetto. Grazie, Malik. Jensen, sono Pritchard. Malik mi ha detto che cerchi Eliza Kassan. Se non è un problema. Per niente. Ho superato il firewall senza problemi e ho ricavato un modello 3D del piano. Grande. Il suo ufficio si trova nella torre, stanza 404. Bene, vado. 404, un numero che nel web fu tristemente noto un decennio prima. E anche un ventennio prima. Livello 4. Qualsiasi cosa ci sia qua deve essere interessante. Relativamente parlando, giornale. So. Potenziamento, capienza, munizioni e chip di credito. Ok, ok. Ad ogni modo. Malik crede che io stia tirando a indovinare, ma le informazioni che ho appreso alla Tai Young Medical mi portano a credere che Eliza Kassan, la più famosa giornalista del mondo, abbia aiutato Zhao e i suoi mercenari a rapire la squadra di Megan. Ho intenzione di provarlo, raggiungendo l'ufficio della Kassan e parlando con lei. Qui si parla di qualche loggia, di qualche sovrastruttura, addirittura superiore alle corporazioni. Il che onestamente mi spaventa, ma... se questo servirà a ritrovare Megan, lo farò. Oh sì, farò tutto quel che occorre.